sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buona serata a tutti gli amici che ci ascoltano. Allora, qui inizia la nostra trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, qui in regia con voi Rosario Moreno, e passiamo subito la linea a Massimo Bonella per quanto riguarda le news di oggi. Massimo, ti passo la linea, vai. Benissimo, grazie. Allora, la regia centrale in Treviso a Radio Science, prendiamo la linea da Venezia, dalla testata giornalistica pianetaoggitv.net. Sono le 19.02, siamo rigorosamente in diretta in studio Massimo Bonella. Allora, partiamo con la notizia in primo piano. È una notizia triste: è morto Niki Lauda. La scorsa notte è mancato il tre volte campione del mondo di Formula 1, aveva 70 anni. Con profondo dolore annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con vicino la sua famiglia, lunedì 20 maggio 2019. Così i coniugi del tre volte campione del mondo di Formula 1 hanno annunciato la sua scomparsa. Lauda, 70 anni compiuti lo scorso 22 febbraio, era ricoverato in una clinica svizzera e alcuni giorni prima del suo inatteso decesso era stato trasferito in un centro di riabilitazione per una dialisi a causa di un problema ai reni. La scorsa estate, ricordiamo, Lauda era stato sottoposto a un delicato trapianto dei polmoni. Niki Lauda, possiamo dire che i suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza, il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi. Era un merito amorevole, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà. Sono parole piene di commozione quelle che si leggono nel saluto della famiglia del campione austriaco, universalmente riconosciuto per essere stato uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Ed ora giriamo pagina, entriamo nella cronaca. È stato finalmente individuato, poi anche di seguito arrestato, il responsabile dell'incendio doloso alla sede della Polizia Municipale di Mirandola, nel Modenese, che nella notte ha provocato la morte di un'anziana donna e della sua badante. Le vittime abitavano praticamente in un appartamento adiacente alla struttura. Due i feriti gravi e 17 gli intossicati. Allora, vediamo di capire chi era questo personaggio. Un ventenne che di origine marocchina, immigrato, che avrebbe scassinato l'ingresso della struttura e quindi entrato e appiccando le fiamme. Una vendetta per un provvedimento, la possibile motivazione del gesto. Aveva diversi precedenti penali e doveva essere espulso. Dichiarato inagibile l'edificio, si cerca una soluzione abitativa per le 21 persone che vivevano nell'edificio. Proseguiamo con proseguiamo con la cronaca dall'emittente regionale Veneta, Rete Veneta. Apprendiamo delle notizie per quanto riguarda quell'incidente che tutti ricorderete dello scuolabus che si era rovesciato con i bambini a bordo. Dunque, lunedì mattina Luca Callegaro, sindaco di Arqua Petrarca, è salito sullo scuolabus insieme ai bambini che venerdì pomeriggio sono rimasti coinvolti nel ribaltamento del pulmino guidato da un autista ubriaco. Ancora impauriti ma consapevoli di essere stati, pur nella gravità del fatto, molto fortunati, il primo cittadino ha deciso di accompagnarli per dar loro un po' di sostegno. L'autista, arrestato poco dopo l'incidente mentre stava scappando a piedi, aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza, lesioni e violenze. In tribunale si è svolta l'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto, ma attenzione, ascoltate bene, ma ha disposto che Dennis Panduru, così si chiama,
venga rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'appalto alla cooperativa SEAF, che gestiva il trasporto scolastico, è stato revocato. La situazione ora non è semplice, sono coinvolti anche altri due comuni, Cinto e Baone, che usufruivano dello stesso servizio. L'autista era stato assunto solo un mese fa dalla cooperativa, che si è giustificata sostenendo di non essere obbligata a controllare la fedina penale di ogni dipendente. E qui, consentitemi, ci sono dei grossi dubbi. Non si capisce come mai vengono assunti personaggi del genere, addirittura con precedenti. Vorrei vedere, ad esempio, se nella vicina Slovenia vengono assunti stranieri e per di più con questi precedenti. Per fortuna, probabilmente è stato un mezzo miracolo che nessun bambino abbia avuto conseguenze irreparabili. Dunque, veniamo ora cambiamo argomento. C'era un'altra notizia che volevo darvi. Stiamo guardando in diretta la rete. Allora passiamo adesso alla rassegna stampa. Abbiamo ancora 2 minuti per poi dare la linea alla regia centrale per la trasmissione di approfondimento. Allora, a pinetogtv.net a taglio primo abbiamo un articolo dalla redazione, dalla testata Antimafia 2000, dal titolo Saverio Lodato, giornalista noto, importante giornalista antimafia, lo ricordiamo. Dunque, Saverio Lodato: Giovanni Falcone mi chiamò per raccontarmi delle menti raffinatissime. Vi invito di entrare, cliccare anche sul link che poi, una volta che siete entrati su Antimafia 2000, potete accedere anche al video relativo alla trasmissione che era andata in onda sulla 7, condotta in studio da Andrea Purgatori. Poi ancora, sempre a taglio primo, minacce di morte alla candidata sindaco di paese Rosella Lorenzetto. Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD, afferma: sono vicino a Rosella e ai suoi familiari, credo che i colpevoli abbiano le ore contate, ce lo auguriamo anche noi di cuore. Andrea Zanoni, lo ricordo, noto ambientalista, poi europarlamentare e quindi adesso consigliere regionale del Veneto. Andiamo avanti, ricordiamo la nuova emittente, il nuovo progetto mediatico in AM da Trieste, l'emittente internazionale radiodiffusione europea, che ricorda che ogni venerdì sera a partire dalle ore 21 ci sarà la trasmissione Open Space dalle frequenze in onde medie di radiodiffusione europea, che sono 1584 e 819 kHz per tutto l'Alto Adriatico. Il progetto di questa emittente prossimamente è quella di realizzare una copertura a livello nazionale. Ne ha parlato anche proprio in questi giorni una nota rivista specializzata di mass media. In studio su questa diretta Open Space ci sarà, come sempre c'è, Graziano D'Andrea con Maurizio Castelli, in collaborazione con RST Radio Science TV di Treviso, l'emittente online che ogni venerdì sera si collega per mandare in onda reti unificate questa trasmissione. Di questa trasmissione ci saranno ospiti in studio e collegamenti in diretta da tutta Italia. Vi ricordo infatti la volta scorsa la diretta con il sottoscritto da San Donà di Piave, la settimana prima da Gevona, per ricordare l'anniversario del forte terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nel maggio 76. Abbiamo ascoltato un'importante testimonianza, un ricordo toccante dei coniugi Paola e Gilberto Cossettini. Proseguiamo, abbiamo un altro articolo di Antimafia 2000 molto importante dal titolo Strage di Capaci e Via D'Amelio, 27 anni dopo ad un passo dalla verità, che questo è un momento molto particolare della storia anche d'Italia. Vi invito proprio a leggere questo articolo molto molto forte, molto concreto.
Poi a seguire il settimanale Pinetologi Report, quello che va in onda sul circuito delle televisioni terrestri, vale a dire da Gorizia fino a Palermo, includendo anche Radio Sirius TV. In questo numero si parla di volontariato. Siamo andati a incontrare l'Auser di Fossalta di Piave. Poi ancora un altro importante articolo di Aaron Pettinari, sempre estrapolato dalla testata Antimafia 2000, dal titolo Il Consiglio di Stato dà ragione ad Antonio Ingroia, sia ripristinata la scorta. Bene, a questo punto non mi resta, sono 19:12, abbiamo sforato i due minuti, io cedo subito la linea alla regia centrale a Treviso, Rosario Moreno, che poi la girerà su Pordenone per l'approfondimento. Prego Rosario. Grazie Massimo, allora passiamo subito alla linea e entriamo nel merito della trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, condotta da Alviano Appi. Alviano, a te la linea e chiamiamo subito l'ospite di questa sera. Buonasera a tutti, e questa sera abbiamo la fortuna di avere un ospite veramente d'eccellenza. Abbiamo con noi il giornalista professionista Giulietto Chiesa. Per i pochissimi che immagino non conoscano Giulietto, è stato corrispondente da Mosca per l'Unità e la Stampa, ma anche per il TG1, il TG3, Canale 5. È stato parlamentare europeo, dove ha svolto vari incarichi nelle commissioni per il commercio internazionale, cultura, istruzione, ma anche sicurezza e difesa. Presidente dell'associazione Megachip e, diciamo, dal 2014, nel 2014 fondatore della TV online Pandora TV, nella quale si può quotidianamente ascoltare la sua voce e quella di validissimi collaboratori. Voglio citare alcuni dei moltissimi libri scritti da Giulietto Chiesa, alcuni che io ritengo veramente fondamentali: Superclan, Chi comanda l'economia mondiale, Cronache marxiane, Prima della tempesta, Zero, perché la versione dell'11 settembre è un falso, e poi gli ultimi due, Invece della catastrofe, perché costruire un'alternativa è ormai indispensabile, e infine è arrivata la bufera del 2015. Allora, intanto, Giulietto, buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito. Buonasera a tutti. Ecco, diciamo che l'ultimo, forse non è proprio l'ultimo libro che tu hai editato, ma è arrivata la bufera, ci dà un po' un quadro di che cosa sta succedendo oggi. A chi ci ascolta do velocissimo un quadro della situazione, alla quale chiedo a te anche dei lumi. A livello militare il pianeta è sottoposto ad una serie inenarrabile di conflitti. Noi citiamo soltanto i principali: Iraq, Afghanistan, Siria, Libia, Yemen, Ucraina, situazione tesissima, anche se non militare, ancora in Venezuela. Adesso si apre questa crisi con l'Iraq. Allora tu ho un ritorno di voce, scusa Rosario. Eccoci, pronto, 1, 2, 3, siamo in linea con Giulietto Chiesa, ecco, va benissimo. Tu hai scritto È arrivata la bufera nel 2015, che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro che dà un quadro della situazione militare, ma anche economica, sociale, politica, finanziaria del nostro paese, del nostro mondo, scusa. Mi ha spinto quello che sta succedendo oggi, perché quando ho scritto questo libro, che in realtà è stato titolato Ex Novo nella seconda edizione, l'edizione numero uno era Invece della catastrofe, così io vedevo la situazione, e sfortunatamente devo dire che stiamo
osservando già i primi sintomi della catastrofe di cui io parlavo in quel libro. Qualcuno dice che io sono profeta, o faccio il profeta, o vorrei fare il profeta. Io non voglio fare affatto il profeta, mi limito a guardare le cose che succedono e a collegarle, metterle insieme, dare un'interpretazione che le tenga insieme tutte. Una buona interpretazione è quando si riesce a tirare fuori qualche previsione sul futuro. Ecco, questo non è attività di futurologi o di profeti, è attività di analisi. Quindi noi stiamo vivendo già la fase catastrofica. In quel libro dicevo che c'erano tutti gli elementi per dire che o agivamo subito, erano 4 anni fa, o agivamo subito o saremmo precipitati nel disastro e nella guerra. Ecco, quello che distingue, voglio subito chiarire, quello che mi distingue da molti altri osservatori, analisti, blogger, eccetera, eccetera, siamo tutti fuori dal mainstream, siamo tutti fuori dall'informazione ufficiale che vediamo tutti i giorni e che è interamente falsa sotto molti profili, ma anche tra quelli che ci sono esterni al mainstream, che lo criticano, che vedono la menzogna, c'è una differenza profonda tra molti di loro e me, non tutti, ma gran parte, è che io dico esplicitamente che tutte le crisi che loro vedono hanno una determinata probabilità di accadere, ma tra tutte queste varianti la più probabile è la guerra. Ed è una grande, colossale guerra nella quale moriranno miliardi di persone. Questo non lo vede quasi nessuno, purtroppo. E siccome nessuno vede questa situazione assolutamente drammatica, è ovvio che poi ciascuno cerca le soluzioni, le piccole soluzioni o le grandi soluzioni di problemi particolari, che sono sì grandi problemi, ma di cui non c'è una risposta al quadro generale. Solo il quadro generale consente di vedere il pericolo, e io lo dico da tempo, e per questo vengo attaccato, accusato, ridicolizzato, insultato, eccetera, eccetera, perché io dico quello che sta per accadere, si vede, e sono certo che si vede, basta guardare le cifre, i dati. Quindi il problema principale è che tutti i vettori conducono alla guerra. Quelli che non li vedono sono o degli ingenui, oppure sono in malafede, oppure no, semplicemente non capiscono il quadro. Ecco cosa volevo dire. Sì. Allora, questa volontà di guerra, per chi ci ascolta, nasce secondo te da quali esigenze? E chi sono i veri protagonisti? Chi è che sta pensando andiamo alla guerra? C'è una bella battuta, guarda, proprio oggi o ieri sera, stanotte, l'ho messa sulla mia pagina Facebook e ho citato praticamente con precisione una frase che Donald Trump ha scritto il 20 maggio. Ieri. Ieri. E che è stata riferita dalla CBS, ed è questa: ragazzi, adesso la traduco un po' così scherzosamente, ma nel tweet così dice: ragazzi, non so se vi siete resi conto che noi abbiamo un complesso militare industriale e costoro amano la guerra. Lo dice proprio Trump: costoro amano la guerra. Poi aggiunge: quando ho detto che bisognava riportare in patria i nostri ragazzi, senza dire da dove, ma si capisce da dove, dall'Afghanistan, dalla Siria, da tutti i posti dove l'America è esposta in guerra o sta preparando la guerra, quando ho detto che volevo riportare a casa i nostri ragazzi, sono letteralmente impazziti. Questo lo dice il presidente in carica degli Stati Uniti d'America. Ed è la risposta alla tua domanda. Sono dei dementi. Questa gente che sta preparando la guerra e la prepara perché fa i suoi miserabili conti. Quanto mi rende
quanti carri armati posso costruire, quanti aerei, quanti aeroporti, quanti sistemi MUOS di controllo, quanti satelliti. Questa è una classe di imbecilli suicidi che ha il comando del mondo. Questo è il punto. Fino a che non capiremo che questi sono dei dementi e che noi siamo nelle loro mani, noi saremo in pericolo. Lo dice il Presidente degli Stati Uniti, lo diceva Reagan, lo diceva Eisenhower, ho messo anche il suo discorso quando lui disse: il complesso militare industriale sta prendendo il potere. Tra l'altro le cose non sono più così, sono diventate molto più gravi, perché allora lui diceva, attenzione, diceva agli americani, dagli schermi della televisione di allora, anni 50, diceva, tenete presente che il sistema, il complesso militare industriale sta diventando così potente che succhierà via tutta la democrazia, dobbiamo impedirglielo per salvare la democrazia americana, si fa per dire. Adesso è peggio, perché non è più il complesso militare industriale, è l'insieme delle grandi banche mondiali, che sono composte di dementi di secondo grado, i quali non gli importa nulla della nostra vita, della vita del pianeta, della vita degli esseri umani insieme agli animali, alle piante, a tutto ciò che è vivente. Sono un gruppo di cultori della morte. Io nel mio libro, Invece della catastrofe, e anche in altri libri, Super Clan, l'avevo già analizzata. Questa è gente che ha perso il lume della ragione, nel senso che vive per il denaro, guarda solo al denaro e non è capace di guardare più in là del denaro. Cioè la finanza è diventata la padrona, non è più neanche il complesso militare industriale, perché bene o male il complesso militare industriale produceva e produce delle cose materiali, orribili naturalmente, mortifere naturalmente, ma almeno produce. Questi signori che hanno adesso il potere su di noi non producono niente, cioè producono per sé il denaro che ci rende schiavi, producono il debito. E qui c'è una considerazione che bisognerebbe ricordare a tutti, e cioè che questa cosa è proprio il segno della malattia. Perché? Anche questo lo scrivo in quel libro, l'ho scritto in molti libri. Perché noi viviamo in un sistema che è il cosmo, tutto intero, non sto parlando solo della Terra o della Terra e del Sole o della Terra e della nostra galassia, no, sto parlando del cosmo. Nel cosmo tutto è circolare, tutto ritorna in qualche misura su se stesso, circola. Ogni processo naturale è circolare. E invece noi abbiamo costruito un sistema economico e sociale che non è più circolare. Noi abbiamo introdotto nel sistema in cui viviamo delle grandezze che sono infinite, cioè non sono circolari, non si rinnovano. Volete un esempio? Appunto, l'esempio è il denaro. Noi viviamo in un sistema finito di risorse. La Terra è un sistema finito di risorse, nel senso che le risorse non sono infinite, ce n'è una certa quantità dentro il pianeta. Il pianeta è una quantità, noi siamo una quantità, ma non siamo nulla di infinito, c'è in noi, nulla, neanche pensiero. Senti Giulietto, è verissimo e abbraccio in pieno questo concetto che l'uomo, che è un essere naturale, è uscito proprio dalla natura, uscendo da questo sistema circolare che tu affermi e che in natura esiste in questo modo. Ma dove allora
abbiamo, da quello che tu dici del presidente Trump, io capisco che il presidente allora è sorpreso di che cosa, della sua mossa, e capisce che probabilmente non può fare quello che lui aveva in mente di fare, dovrà prendere qualche ordine diverso, dovrà rivedere probabilmente le sue visioni strategiche che aveva prima di essere eletto. Ma dove, dai tempi di Eisenhower, allora questa democrazia, la democrazia americana, che sarebbe la democrazia per antonomasia, mettiamolo tutto tra virgolette, ha sbagliato? Come mai non si è accorta? Come mai si è lasciata prendere la mano? Perché il denaro ha comprato tutti. Perché il denaro prima ha comprato, poi ha corrotto, o si può dire insieme, ha comprato e corrotto le classi dirigenti. Le classi dirigenti sono diventate tutte o comprate, o comprabili, o ricattabili. Da quel momento in avanti ogni decisione è stata presa dai grandi banchieri, dai grandi conglomerati finanziari, che nel frattempo sono diventati strapotenti. Diceva appunto, rispetto al complesso militare industriale, il sistema bancario mondiale, quello che ha creato il debito. Ormai ho letto proprio ieri un'analisi molto bella che mi è stata mandata da amici. 600 mila miliardi di dollari, cioè 600 trilioni di dollari, stanno circolando per il pianeta. E stanno distruggendo il pianeta, perché con questi dollari noi trasformiamo e mangiamo la natura, mangiamo la terra, mangiamo il nostro corpo, mangiamo i nostri cervelli. Questa è diventata una dittatura mondiale, che non si manifesta ancora con le forme della dittatura, perché in qualche modo come cerimoniali continuano a esistere le forme della democrazia del XX secolo, che in qualche misura, con tutte le sue mostruosità e le sue guerre, è stato comunque un posto dove c'era ancora, un posto temporale, dove esisteva ancora qualche barlume di democrazia. C'erano milioni di persone che partecipavano alla vita politica. Siamo stati spenti, siamo stati privati, ecco dove... Non ha sbagliato. Per esempio, la sinistra, che la destra, la destra sono questi dementi, erano dementi prima e continuano a essere dementi adesso, non c'è niente di nuovo. È la sinistra che un tempo pensava di fare un'altra cosa e di contrapporre a questo mostruoso e imbecille sistema di vita che ci rende tutti infelici e schiavi. La sinistra si era proposta come alternativa fino a un certo punto. Poi anche la sinistra è stata in parte comprata, in parte corrotta, e per l'altra parte si è suicidata, ripetendo le giaculatorie del passato, cioè del XX secolo e del XIX secolo, senza rendersi conto che gli altri, quelli di cui sto parlando, che sono sì dementi, ma sono i dementi con la tecnologia nelle loro mani, hanno cambiato il nostro cervello, hanno tolto di mezzo le classi sociali, hanno convinto miliardi di persone che questo era il migliore dei mondi possibili, hanno eliminato ogni alternativa, hanno cancellato ogni forma di rapporto tra gli uomini, e adesso noi stiamo osservando il loro trionfo. Perché stanno trionfando, pur essendo sull'orlo dell'affondamento. Ma di questo possiamo parlare adesso, fra qualche minuto se volete. Ma la questione chiave è che in questo momento loro hanno in mano tutte le nostre menti. Questo è il punto chiave che nessuno, non parlo della sinistra, ma neanche degli attuali governanti, ha capito. Loro controllano le nostre menti, sono in grado di prevedere i nostri atti. Hanno cancellato ogni forma di autonomia per centinaia di milioni di persone che non sono capaci di capire, non hanno gli strumenti per capire. Nessuno gliele ha dati questi strumenti. Un tempo erano i partiti, ma liquidati i partiti che facevano a loro modo una scuola politica, liquidato quello, è rimasta solo la televisione. E la televisione è la loro. Poi ci sono
Scusa, quello che era il quarto potere, allora, una volta che è proprio l'informazione, la televisione, non ha nessuno spazio di libertà. E come fanno le persone allora ad uscire da questa matrix? Esattamente. Vedo che hai letto già tu anche molte cose, spero che le abbiano lette in molti. Certo, il problema fondamentale è uscire da Matrix. E qui viene la grande difficoltà. Perché per uscire da Matrix bisogna costruire una forza politica. Qui bisogna ritornare indietro. Non ci sono altre forme. Tutte queste questo chiacchiericcio su Greta che vuole fare le manifestazioni degli studenti, questo è chiacchiericcio indotto da loro, perché loro vogliono distrarci, vogliono farci credere nelle idee che loro hanno costruito. La povera Greta è un simbolo, un burattino che ci viene sventolato davanti agli occhi con l'illusione che noi cambieremo. Non si può cambiare senza organizzarsi. Loro non ne hanno bisogno perché si sono organizzati già prima. Come ti dicevo prima, l'intero insieme della comunicazione tra gli individui lo hanno loro, il controllo su questo sistema. E lo hanno perfezionato e lo stanno perfezionando ad alta velocità e noi non ce ne siamo accorti, noi continuavamo a ripetere le giaculatorie del passato. E mentre noi stavamo lì, loro stavano là e costruivano Google, Facebook, Yahoo, Spotify. Noi non ne sapevamo nulla. Adesso qualcuno di noi, tra i quali io, va a vedere i contatori su Google, su YouTube, e vedi che cosa significa. Centinaia di milioni di giovani ogni minuto guardano i loro messaggi, i loro contenuti, i loro valori, la loro sensibilità, i loro gusti, il loro tempo. Mentre noi continuiamo a pensare che l'informazione si fa come stiamo facendo io e te, scambiandoci delle idee razionali, noi non abbiamo capito nulla, l'informazione non conta che lo 0,01%, il resto non è informazione, il resto è illusione, il resto è immagine, il resto è inganno. Questo è il punto, la controinformazione è una dichiarazione di sconfitta. Noi dobbiamo arrivare a una forma di organizzazione politica che si contrapponga a questo sistema. Il problema è che non abbiamo ancora neanche cominciato a costruire questa struttura. Perché? Perché come le si chiama? Lo si chiama partito. Ci vuole un partito, ma non un partito di quelli del secolo scorso, ci vuole un partito che unisca tutti quelli che sono di sotto, tutti quelli che sono sottoposti alla pressione perché diventino più stupidi, più dominabili e alla fine liquidabili, contro quelli di sopra. Se noi non costruiremo un partito che unisca tutti quelli che stanno di sotto, noi non vinceremo più. Noi andiamo diritti a dove loro pensano di andare. Naturalmente loro sono dei matti, pensano di sopravvivere. Questo è il punto. Tu immagini una situazione, tu dici andremo ad una guerra, ma le armi di oggi non sono le armi di ieri. La seconda guerra mondiale è finita con due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, e quelle di oggi sono molto molto più potenti. Solo qui ad Aviano, in Friuli, stanno arrivando le ultime nuove B-61-12. Sono bombe che sono quattro volte quella di Hiroshima, ma in realtà sono molto di più di quattro volte di Hiroshima, perché sono bombe che possono esplodere in profondità e quindi sviluppare una detonazione, una cosa che potrebbe essere anche un milione di volte di Hiroshima. Ecco, per dire solo che le armi che ci sono oggi, come si può pensare di uscire vivi
da un conflitto atomico, se tu immagini questo. Infatti non ne usciremo vivi, ne usciranno alcuni, qualcuno potrà vivere, ma dopo quelli che riusciranno a sopravvivere vivranno come l'età della pietra, o possono anche vivere per un po' di tempo un po' meglio, potranno avere acqua per un po' di tempo, cibo per un po' di tempo, ma vivranno come dei selvaggi e soprattutto vivranno ammazzandosi l'un l'altro, perché ci sarà poco cibo e bisognerà sopravvivere col poco cibo, ma non si potrà neanche più produrre nuovo cibo, perché con ogni probabilità una guerra di quelle dimensioni creerà l'inverno atomico, e quindi non ci sarà più la possibilità di produrre dei beni alimentari. C'è un libro bellissimo che io suggerisco a tutti di leggere, che non parla di guerra, la guerra non c'è in questo libro, si chiama La strada, adesso non ricordo l'autore, comunque un autore molto importante, bellissimo libro, perché racconta di un padre, di un figlio che camminano su una strada dove non c'è più sole, dove non c'è più da mangiare, e vanno alla ricerca con i pochi che sono sopravvissuti di quello che è stato prodotto prima e che è stato nascosto nelle cantine, negli armadi, eccetera, eccetera. Questa è la fine, è l'inizio della fine. È così che io vedo la situazione, e basterebbe che qualcheduno facesse un attimo, un piccolo sforzo per immaginare che cosa succederebbe se una città di 3 milioni di abitanti si trovasse improvvisamente senza rifornitura elettrica. Certo. E può essere benissimo, può accadere benissimo, con tutta facilità, perché non c'è nulla di più fragile della tecnologia che abbiamo costruito. Nulla di più fragile. Finché sta in piedi, sta in piedi. Poi a un certo punto si rompe. E come tutte le cose insostenibili, si rompe. Pensate a Fukushima, non Hiroshima e Nagasaki. Pensate a Fukushima. Non c'è stata nessuna bomba lì. C'è stato un terremoto sottomarino e poi uno tsunami che ha distrutto 5 centrali nucleari, di cui non sappiamo nulla, tra l'altro. Non ci hanno neanche detto che cosa è accaduto sul serio. E quindi a queste cose bisogna cominciare a pensare, perché noi abbiamo costruito una tecnologia che regge solo in condizioni di estrema delicatezza e di estremo equilibrio. Ma si rompe, sì. Senti Giulietto, da come tu dici l'attacco viene dall'Occidente, ma non c'è nessuno che si può contrapporre, delle grandi forze come Cina, Russia, che si possono effettivamente contrapporre all'Occidente? Sì, dunque, questa è la seconda parte del ragionamento. Per essere molto franchi, io non credo che il popolo dell'Occidente, di cui noi facciamo parte, gli europei, gli americani, gli australiani, i canadesi, non credo che siano più in grado di difendersi. Purtroppo lo credo che non sia più così. Il centro di una riflessione rinnovatrice, io la chiamo di difesa della esistenza umana, viene da fuori, viene dai grandi centri del potere mondiale che si contrappongono all'Occidente, cioè dalla Cina e dalla Russia, dall'Iran, forse verrà dopo, fra un po', dall'Africa. Viene da loro, cioè dai paesi che sono stati fino a ieri inesistenti, non c'erano sul piano. La Russia c'era, ma per altre ragioni e in altri tempi, che erano gli antagonisti. Adesso però il quadro è nuovo, completamente nuovo, per questo che io ritengo che questi signori siano, questi padroni universali, siano dei dementi, perché continuano a pensare che il loro dominio sarà eterno, come loro. È sempre stato questo l'errore, Marx in questo aveva perfettamente ragione. Le classi dominanti vincono, poi si creano l'ideologia che dice che loro sono eterne. A questi signori sta succedendo la stessa cosa, solo che invece di essere una classe produttrice sono una classe di dementi. Così bisogna chiamarli, i dementi disumani. E loro sono convinti che continueranno a dominare, e invece sotto i nostri occhi sta accadendo un grande cambiamento epocale. Compaiono dei nuovi giganti nel mondo,
che sono giganti perché sono organizzati, perché sono strutture statuali, non sono masse indistinte di individui. Loro sono forti perché sono stati e organizzano le grandi masse in quanto stati. Allora, questi giganti sono dominabili dall'impero? No, non lo sono più, perché Donald Trump, che è l'imperatore del tempo moderno, tanto ha dei dubbi anche lui, come dicevi tu giustamente, ha dei dubbi, non sa che fare, non ha una strategia, è un ignorante tra l'altro, è un imprenditore che conosce soltanto i soldi anche lui, ha avuto un'intuizione perché è un uomo evidentemente più vicino alla sua gente e quindi l'ha capita e l'ha portata alla vittoria, ma non ha una strategia, non ce l'ha ancora, infatti oscilla in continuazione, dice una cosa, ne fa un'altra, poi si contraddice, poi torna indietro, poi dice appunto, come ha detto, che non vorrebbe la guerra, non vorrebbe la guerra, poi il giorno dopo dice che distruggerà l'Iran, eccetera, eccetera. Quindi questo è il problema che abbiamo di fronte, che l'Occidente è nel panico, lui è nel panico, l'America è nel panico, l'Europa è nel panico, i popoli europei sono anche loro nel panico, ma sono dominati da classi dirigenti che sono a loro volta gli dementi. Quindi l'unica speranza che abbiamo è che i grandi colossi che si contrappongono all'Occidente siano in grado di fermarlo o frenarlo. E come possono fare? Possono fare di paura. I dementi di quel tipo lì solo se hanno paura desistono, e infatti fino ad ora non hanno scatenato l'attacco perché non sono sicuri di poterlo realizzare, ma lo preparano, a loro piace la guerra perché pensano che ci guadagneranno comunque. Quindi che cosa sta accadendo? Noi stiamo assistendo alla fase in cui i due giganti principali, cioè Cina e Russia, stanno tenendo in piedi l'equilibrio. La Cina in particolare, ho scritto un pezzo che pubblicherò domani, la Cina in particolare avrebbe la possibilità di creare di dare un grande colpo all'America, non militare, economico. Basterebbe che la Cina mettesse in circolazione non tutti i 3 trilioni di dollari del debito americano che ha, basterebbe 1 trilione. E scoppierebbe il disastro mondiale, crollerebbe il dollaro, e certo la Cina ci rimetterebbe un sacco, proprio perché ha un sacco di contratti internazionali in dollari, però non lo fa. Paradossalmente noi siamo nella situazione in cui l'equilibrio mondiale è tenuto in piedi da quelli che gli Stati Uniti considerano i loro nemici, che Russia e Cina, entrambe, hanno compreso il pericolo e cercano di frenare la pazzia dell'Occidente. Come? Mantenendo una posizione il più possibile prudente. Certo, alcune cose che accadono sarebbero insopportabili, sarebbero pericolose, sarebbero da respingere violentemente, ma non lo fanno né la Cina né la Russia. Perché? Perché sanno che se facessero dei movimenti inconsulti, violenti, pericolosi, scoppierebbe la guerra domani. Non scoppia per ora, perché l'Occidente, cioè il complesso militare industriale insieme alla grande finanza mondiale, fa i suoi conti e dice: noi dobbiamo giungere a una situazione in cui noi potremo sferrare l'attacco nucleare e non solo nucleare sul nemico, impedendogli ogni possibilità di reazione. Quando saranno convinti di aver raggiunto questo stadio, attaccheranno. Questa è la mia assoluta convinzione. Quindi questo accerchiamento un poco che sta avvenendo a est d'Europa, con vari paesi che entrano nella NATO a tutta velocità, dispiegamento di missili, esercitazioni militari,
hanno un poco questo, questo scopo, questa preparazione, sì, o è semplicemente una cosa naturale? No, non c'è niente di naturale, è esattamente la preparazione che stiamo vedendo. L'estensione della NATO, primo, che è già in corso da ormai da un decennio e diventa sempre più provocatoria. Uno, due, la crisi in Ucraina, cruciale, perché l'Ucraina fu la spina è la spina del fianco della Russia. L'attacco contro la Cina attraverso anche la Corea del Nord, che ha consentito alle truppe americane, o meglio alla flotta americana, di avvicinarsi alle frontiere cinesi e non se ne andranno più da quello, è un accerchiamento dei due nemici. Questo è il punto. È in corso questo accerchiamento. Aggiungi che proprio in questi mesi il governo americano denuncia l'accordo sui missili di media gittata e quindi annuncia che nei prossimi mesi noi assisteremo al dislocamento di missili di media gittata nei paesi confinanti della Russia, cioè Ucraina che verrà fatta entrare nella NATO, Georgia che verrà fatta entrare nella NATO, Polonia, Bulgaria, Romania, che sono già ai confini con la Russia praticamente, più le tre repubbliche baltiche. Questo è l'accerchiamento mondiale che è in corso contro, essenzialmente contro la Russia. Perché contro la Russia? Perché la Russia ha già il potenziale strategico per distruggere gli Stati Uniti. Quindi l'accerchiamento, la rinuncia al trattato sui missili di media gittata e quindi l'installazione di missili a media gittata vicino alla Russia crea le premesse per abbattere i missili russi in partenza in caso di un attacco nucleare americano. Questo è quello che sta accadendo. Quanto ci vuole per questa operazione? Ci vorrà grosso modo 5, 6, 7 anni, che è quello che loro prevedono e che dicono nei loro documenti. Il punto di rottura può avvenire intorno al 2024, 2024, 2025, più o meno questo. Quindi, secondo te, ma la Russia certamente non è cieca di fronte a queste cose, e che cosa, che contromisure sta pensando di prendere? Perché è proprio una penetrazione quella americana che dici tu, non sono gli stati della Georgia che dice va bene, entriamo nella NATO perché l'Occidente è più ricco, c'è più cose, eccetera, eccetera, ma è proprio una penetrazione americana. Saranno consapevoli delle intenzioni? Ovviamente sono consapevoli dell'intenzione, ma possono parare solo alcune cose, perché qui la questione non è soltanto quella delle bombe atomiche, la questione è quella a cui accennavo prima, e cioè siamo di fronte a una guerra ibrida, è una guerra di molte dimensioni contemporaneamente. I dementi americani non pensano solo di distruggere la Russia con le bombe atomiche, avevano già pensato nel 1946, vecchia idea, no, loro hanno in mente un'altra cosa, di creare la sovversione interna della Russia, cioè di penetrare ancor più nei cervelli dei russi, di conquistare i russi, di favorire la creazione di una prima opposizione, poi di una rivolta popolare contro l'attuale leadership della Russia e così via discorrente. Hanno in corso la guerra economica, devono abbattere i contenuti della vita sociale, devono ridurre più poveri i russi, devono costringere la Russia a esportare petrolio ai prezzi che decidono loro e i loro alleati arabo-sauditi e così via discorrente. Poi nello stesso tempo stanno costruendo nuovi tipi di armi di cui noi ancora sappiamo poco, ma che sono già fortemente avanzati. Non per niente ci sono una quindicina di laboratori americani che fanno studi sulle armi biologiche e sono sparsi in tutto il territorio dell'ex Unione Sovietica, dappertutto. In Georgia, in Ucraina, in Uzbekistan, in Kazakhstan, in Kirghizia, in Armenia, in Azerbaigian. Perché fanno queste cose? Perché stanno preparando una grande offensiva multipla, gigantesca, in cui l'arma nucleare sarà l'ultima
l'ultima arma. Prima indeboliranno l'avversario, lo metteranno in ginocchio, poi dentro la Russia ci sono le quinte colonne, che sono i loro uomini che agiscono, i loro uomini, gli uomini dell'Occidente, che agiscono per convincere i russi ad abbandonare la Russia, cioè ad abbandonare se stessi, a diventare come gli americani, a copiare l'America. Quindi c'è una infiltrazione politico, tecnologica, culturale, massiccia, sistematica, gigantesca, che non cessa un solo momento di agire. Quindi questa è la preparazione. Poi quando verrà il momento, i signori penseranno che è giunto il momento e scatteranno. Putin lo sa perfettamente. Io ho già citato più volte in Pandora, l'ho fatto intenzionalmente perché la gente lo sente e non capisce, allora lo ripeto, attenzione. Quando io sento Putin che dice, come ha detto alcuni mesi fa, la frase cruciale secondo me, e dice: se ci attaccheranno, noi moriremo tutti come martiri. Attenzione, perché questo sembra il discorso di un uomo di fede, e forse lo è. Noi moriremo tutti come martiri. Poi aggiunge: ma loro tireranno le cuoia come dei cani, senza neanche avere il tempo di pentirsi. Ecco la risposta di Putin. Putin per ora sta dicendo all'America: non provateci, perché noi abbiamo già costruito delle armi che supereranno il vostro sistema di attacco ravvicinato. Noi abbiamo costruito delle armi che sono così veloci che voi non potrete pararle, e quindi se attaccherete sarete distrutti ugualmente. Ecco quello che dicevo prima. Far paura. Non lo so se Putin abbia già davvero queste armi, non lo so, però certamente questa è una risposta che non fa, come dire, che non risolve il problema, perché la guerra ibrida dell'Occidente contro la Russia, contro i due nemici, è una guerra che va avanti a tutta velocità. Fra poco noi arriveremo, e qui si parla, come avrebbe detto il poeta, qui si parrà la tua nobilitate. E cioè, vedi per esempio quello che sta succedendo adesso, sotto i nostri occhi ora, in questo momento, lo scontro tra Stati Uniti e Cina sul 5G. Sì. La Cina ha già preso le sue misure più velocemente della Russia e più velocemente degli Stati Uniti. Il 5G cambierà completamente il terreno di combattimento. Gli americani ci hanno già pensato, i cinesi pure. I russi sono fuori gioco su questo terreno. Ma il 5G trasformerà internet, l'internet delle macchine, cioè dei device, cioè dei telefonini che abbiamo in tasca, nell'internet delle cose. E tutta la costruzione militare del Pentagono e della Russia andrà a farsi benedire, perché non ci sarà più niente che potrà resistere a queste armi di controllo, che saranno determinate da 5G. Primo punto. Noi nei prossimi 2-3 anni, questo ha ragione Putin, voi potete inventarvi tutto quello che volete, ma noi questa volta non solo noi russi, ma noi russi e noi cinesi, potremmo costruire delle controarmi che voi non avete neanche l'immaginazione di pensarle. Fate i vostri missili e noi i vostri missili ve li facciamo ritornare in casa vostra. Più o meno così. Più o meno così sarà. Quindi lo stato delle cose che si delinea ai nostri occhi è una grandissima trasformazione che non ha nulla a che vedere con ciò che è accaduto fino ad ora e che avverrà in tempi rapidissimi per bruciare sul tempo il tentativo della guerra. Quindi alla tua risposta che fare, io dico, per quanto riguarda noi qui in Italia, in Europa, noi dovremmo semplicemente, questa è la mia personale conclusione, noi dobbiamo semplicemente formare più gente possibile a capire quello che sta succedendo. Noi dobbiamo aiutare la cultura di un numero sempre più alto di persone che capiscono il quadro terrificante che sta di fronte a noi. Quelli che avranno capito si potranno difendere meglio, quelli che non avranno capito spariranno come gli scarafaggi quando accendi la luce in cucina. Quindi noi dobbiamo qui limitarci a costruire
una ipotesi, un'idea di difesa popolare, io la chiamo la difesa dei territori, perché sono convinto che se noi faremo un partitino da qualche parte, un gruppo, non sarà possibile difenderlo, ma se noi faremo centinaia e centinaia di centri di difesa popolare del proprio territorio, allora avremo una forza che non sarà possibile sconfiggerla facilmente. Ci potranno ammazzare, ci potranno isolare, ci potranno incarcerare, ma non riusciranno a prendere tutti perché saremo troppi. Cioè l'esempio della NOTAV, per esempio, io lo considero un grande esempio politico-strategico, non solo immediato, per la Val di Susa. Loro hanno inventato un metodo che è quello della difesa collettiva. Noi dobbiamo farlo dappertutto, in tutte le città, dobbiamo organizzarci prima che arrivi l'ondata della repressione, perché altrimenti ci arresteranno tutti, ci chiuderanno internet. Questa conversazione tra me e te sarà resa impossibile da noi. Ma non potranno impedire agli altri, ai grandi del mondo, di fare la loro difesa. Questo non lo possono più fare. Quindi io vedo una grande alleanza tra i potenti del mondo che si oppongono all'America, all'Occidente anglosassonificato, e pezzi di popolo che si organizzano per la difesa dei loro territori, intendendo per territori innanzitutto le loro teste, le loro idee, difesa del territorio. Non per niente io mi sono dedicato negli ultimi anni a fare Pandora TV. Perché? Perché capisco che tutte queste opposizioni, tutte mescolate, tutte che chiacchierano in Italia, non significano nulla. Se tu non hai uno strumento di comunicazione che può agire su decine di migliaia di persone, che può dare l'allarme, che può parlare loro dicendo che l'interpretazione che viene data agli eventi non è vera, è falsa, solo così, se ci saranno gruppi di persone capaci di capire l'inganno, ci saranno centri di resistenza. Quindi questo è quello che dobbiamo, il passaggio che dobbiamo fare, ma la partita decisiva si fa altrove, si fa in questi 5-6 anni per fermare la follia dei dementi anglo-americani. Grazie Giulietto, un grande abbraccio qui dall'associazione Il Sicomoro. Grazie a tutti i nostri ascoltatori e io ripasso la linea a Treviso a Rosario Moreno. Grazie Giulietto. Grazie a voi. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.